lo strumento principale è una riforma, perché noi abbiamo adesso una legge, la 150 del 2000, che è ferma ad un'era predigitale, che prevede degli organismi, gli URP e gli uffici stampa, che erano superati probabilmente già 5 anni dopo la legge, ne sono passati 25, abbiamo bisogno di una riforma che dia spazio agli esperti in comunicazione e informazione digitale e oggi direi anche ai manager dell'intelligenza artificiale, perché questo strumento straordinario va usato al servizio della cittadinanza, dei suoi bisogni, delle sue esigenze, della sua volontà di interagire e partecipare. E aggiungo anche che c'è ormai una maturità del cittadino italiano, perché i dati sull'uso dei servizi digitali sono estremamente significativi, sono estremamente interessanti. Proprio il Forum PA di recente ha dato questi numeri e fanno capire che è molto più indietro il legislatore pubblico rispetto al cittadino italiano.